Piccoli bastardi capitalisti, buonasera. Lo so che avete nel cassetto, l'altra volta avevate nel cassetto qualche cosa da mettere all'asta, questa volta avete nel cassetto dei gioielli. Lo so, perché stiamo per fare un colpo in casa vostra, quindi uscite tranquillamente, così siamo liberi con i miei scagnozzi, siamo liberi con i miei scagnozzi di entrare e appropriarci di quelle quattro cianfrusaglie di merda che avete, ma importanti, sì, importanti, perché tutto fa. I gioielli stanno andando veramente alla ribalta. E se in qualche modo c'è una persona colta da un punto di vista di gioielleria, di bigiotteria, ma no, di bigiotteria, di gioielleria ad un certo livello, è la nostra bastardina Jessica Stalfieri, ed è qui stasera. Buonasera. Buonasera, sì, effettivamente mi pesa un po' la mano, questo brillocco. Chissà chi gliel'ha regalato. Sì, guardatelo, se vogliamo fare la televendita, guardatelo. Ah, sì? Guarda che mani da televendita proprio. È una mano da televendita, ho messo lo smalto ieri, effettivamente. Un po' più cicciotta forse come mano, no, se vogliamo. Non è cicciotta. No, nel senso, questo è body shaming. È una mano di nana. In modo chiaro. Anche questo orecchino, se volete vederlo, effettivamente l'ho comprato. È difficile non vedere. Qui bello, sotto, bello, abbinato conferma, al vestito. Mi conferma che lei si intende di gioielli. Assolutamente. Siamo una botte de ferro. Oggi sono molto preparata e vi darò qualche news. Qualche riguardo. Chicca. Sì. Il nostro gioiello più prezioso e più brillante sarebbe Cassinis. Sarebbe Cassinis, ecco. Ma purtroppo per la terza volta consecutiva abbiamo l'avvocato Giorgio Rocca. Buonasera. Salve. Sì, purtroppo. Sono sempre io, ragazzi. Questo passa al convento, perché per varie ora ragioni pranzo. Abbiamo registrato in giornate diverse. Cassinis non poteva, doveva andare a Roma, la politica, le cose, poi tutta la grande bellezza. C'è Rocca. Beh, quello ci accontenteremo. Comunque so che la di gioielli se ne intende, altrimenti in Russia ce ne sono tanti. Bene, la mia t-shirt parla chiaro. Un uomo, una tigre, siamo pronti a combattere. Le piace la mia t-shirt Stalfieri? La sapeva la canzone Tiger Man? Come no, caspita, beh, solitario insomma, io di lei, nella notte va. La sua lunga più che altro qualche anno più di lei, quindi giustamente sono cresciuto proprio. Ma si vede, non c'è comunque, più. Comunque, grazie, molto umana. Simpatico. Con questo signore qua, insomma, conoscere bene dalla sigla anche. La conosco, lo conosco assolutamente molto bene. Sì. Sto ancora cercando il mio uomo tigre. Ah! Sì, quindi o la zanzara tigre. No, perché è arrivato. Perché è arrivato. Punge. Perché punge. Sì. Devo dire che quando ho la mano pesante la Stalfieri ho avuto un attimo di no, magari era pesante per altri motivi. Quando prende tutto ma non in questo senso. Non era quello il senso. Ragazzi, tre minuti. Perché Valero è sempre molto risolutivo delle perché cose? Perché va a sondare, diciamo, certo, proprio l'aspetto. I gioielli di famiglia. I gioielli di famiglia. Vabbè, ma non 3 minuti e mezzo ci siamo già scavati la è bellissimo. Non credo, comunque. Sì. Salutiamo gli amici del 511. Salute chiunque voi siate. Questa è un po' di tosse, eppure il vaccino l'ho fatto. E voi vi siete vaccinati, ragazzi? Sicuramente. Evitiamo questi argomenti. No, ma infatti evitiamoli. Ognuno è giusto. Rassiti! Ecco, no! Che sia libero di fare la sua scelta, diciamo. Certamente. In questo senso. Esattamente. E a proposito, il balcone, se lo vedete, è verde. Green Pass. Così tanto per. Così per. Vabbè. Eccolo qua, Green Pass, ve lo ricordo sempre. Ma non è con questo quello, si va da quello tutto, è un evergreen come Green Pass, ragazzi. Con i soldi è tutto più facile, purtroppo. Cara Stalfieri, deve sapere che questa è l'ultima puntata della stagione, intesa come poi pausa estiva. Ma che onore, sì. Ma mi vuol far fare la chiusura proprio a me, proprio come me. Come già era accaduto, se si ricorda, a Capodanno. Sì, sì, puntata che ebbe poi un boom di ascolti. Ma perché c'era mia figlia, Anche, sicuramente. Non si sa perché, però comunque ebbe un boom di ascolti. Adesso replichiamo questa puntata. Dall'anno prossimo, le dico già, cara Stalfieri, mi hanno chiesto, perché mi scrivono in tanti,
sì, diciamo, lettere, proprio cartacee, cartacee, sì, soprattutto minatorie, sì, di essere non tanto più, sì, capitalisti, ma quanto, ma? Più bastardi nella prossima stagione. Ah, ok, capito. A qualche, io lei, non a qualche idea? A tutti. A me invece è arrivata una mail, ah, che, a cui hanno chiesto che le bastardine, sì, anziché essere bastardine, sì, diventino un po' più... No, nel senso, capisce? No, non ho capito, no, no, il gesto. Io da, mi ritiro, nemmeno, no, io l'ho capito, non l'ho guardato nemmeno, guardi. Ha presente la SPQR, quando c'è, sì, Desi, c'è... No, ma sei timida, no, costa qua. Ho capito. E allora... Più o meno vogliono da... tornare ai bei vecchi tempi di quando, sì, eravamo da Antenna Blu. Pompea. E c'ha le pompe. Così tanto per, si è fatta i fatti vostri, a Iside e fammi, no, vabbè. Si è fatta i fatti vostri, quella grandissima, no, ma no, non mi sembra il caso, allora, questo siamo in una trasmissione pubblica, ovviamente avete capito dall'aggettivo, stiamo facendo riferimento alla guardia linea che ha abitato l'ultima volta al Prat, non so se ha notato ragioniere, l'uomo tigre, sì? A tal proposito, coloro i quali venditori ambulanti, produttori di t-shirt, no, con cartoni animati, sì, o balle varie, volessero ungere, sì, stanno chiamando i cinesi, non nel c'è frattempo problema, sì, di volta in volta, dato l'uomo tigre che volevo far notare a tutti, giallo nero. Sì. A proposito, sì, di giallo nero, ma ringraziamo il nostro sponsor, sì, la Federazione Italiana Gioco Calcio Sezione Liguria, sì, che dopo aver fatto pagare il settore per 4 partite, ah, ha anche sollecitato il saldo per l'anno prossimo. Siete geniali, siete pure, proprio. A proposito di giallo nero, stavo onesti, dicendo, ho avuto l'onore e il piacere di incontrare un vostro uomo tigre del Pra, era in console. Chi è? Non posso dire il nome. Chi è, non imbecille? Posso usare. Chi è che va? Imbecille tratta, sì. Svintolava al Covo di Nord-Est, pubblicità, sì, occulta, se volete venirmi a trovare. No, ma basta. Detto ciò, sì, l'ho visto sventolare un fazzolettino dicendo, ma ti ricordi, io ho cantato sul palco con te, sono del Pra. No, già capito. Sì, sì. E ho detto, come sta andando? Ma chi è? Ben ci venga. Va. Ben ci venga, Daniele. No, è l'unico che ha cantato con la Stalfiere, ben ci venga. No. Vabbè, questo era il Pra, questo era il Pre, e poi c'è stato anche un post? Assolutamente no. Niente. Non c'è stato un post, questo, anzi, vabbè, in realtà non ci crede nessuno. Tutti dalla focacceria da Pino. Oh, che bello. Cioè, lei praticamente fa i suoi incontri dalla focacceria da Pino? Sì. Ah, bello. Sì, una volta finita la serata, scelgo la persona giusta, sì, per mangiare la focaccia insieme. E poi dopo digerirla anche. Raccomandato l'abito scuro. Ma lei che ne pensa, diciamo, del tema di questa puntata? I gioielli che tornano non in voga di più in questo momento. Beh, i gioielli sono sempre stati un elemento, sì, di notevole, sì, rilevanza, sì, nella sua vita soprattutto. Soprattutto all'uomo che sa guardare il dettaglio, no, certo, è fondamentale che una bella donna, sì, abbia addosso dei bei gioielli. Ma oddio, solo quelli. In realtà, secondo sinceramente, me, un paio di tette, no, basta davanti. No, no, due, no, cosce. In realtà questo, Jessie, è un punto di vista molto femminile, perché, no, l'uomo non è così. Ma guardare istintivamente è fondamentale. Non è così. Ragazzi, guardate che siamo nell'era in cui gli uomini mettono, sì, lo smalto. Questo, quindi stiamo, allora, arrivando, sì, ad un punto tale in cui il dettaglio è più importante per voi. È che vero, per tra noi, l'altro, che lei tutta non lo notano in televisione, certo, perché la camera, no, non lo permette, ma proprio anche in, sì, tutta la parte addominale, sì, no, addominale, sì, diciamo, addominali, spallare, perché addominali è tutto, sulle braccia, è tutta brillantinata. Ha visto? Sì. Perché questo è un dettaglio, sì, certo, la pelle, perché deve essere sana, in qualche modo, sì, brillante, sì, sana in qualche modo, sì, quindi è un gioiello anche la pelle, assolutamente, sì, se vuole poi dopo gliela tolgo. Perché Rocca ha scuoiato un pitone e se l'è messo al posto della cravatta? Bella, però bella, classico, diciamo. È un po' gioiellosa. Cravatta. Oppure da... sembra un pavimento alla genovese. Cos'è quella roba, scusi? È una cravatta, sì, vintage. Tralasciando l'abbinamento opinabile dei colori, che vabbè, lasciamolo stare. Più vintage, che cravatta. Mi piace quanto Cevasco indulga veramente, sì, con l'impegno, sì, sulle, no, mie cravatte, ma molto, no, di più che sulla Stalfiera. Questo è perché questa, veramente, Dani, ti ringrazio. Io le dico semplicemente che se lei avrà un fatto prezioso noto alleato alla scorsa puntata, invece indugiava molto sulla bastardina di turno, quindi voglio dire sulla Garrasi, che è una nota esperta di spazio, sì, no, non so, ma solo di spazio, di quali, però, spazi non, no, si sa, no, spazi espositivi forse, non lo so, perché lì
di spazio sì. inteso come gala, a livello galattico. Possiamo smettere di andare avanti con queste... Allora, i gioielli, tema di oggi, no, signori. Essendo questa, sì. Rocca, una rispettabilissima trasmissione divulgativa, oh, no? Di economia, di finanza. Non credo proprio. Siamo guarda. Qui per parlare di gioielli. Sì, non so se abbiamo veramente mai divulgato nulla. Beh, di sì, utile. Felice Caccamo in diretta da Napoli aveva un'area un po' più seriosa. Si, Ballero, vede però, proprio, si vede proprio il sottopancia carattere cubitale, gioielli, sì, il mio tessoro. Esattamente. Cresce la domanda, tra l'altro le ha, sì, la nostra redazione. La tua redazione le ha fornito l'allegato. L'allegato A che... Ma io non capisco perché non ho mai un copione. No, ma noi Ballero sappiamo di cosa parliamo, come allegato A. Non lo capisco. Cresce la domanda mondiale. Allora. Nel primo trimestre addirittura più 52%. Esattamente. Allora, intanto dobbiamo dire questo. Notizia sicuramente positiva. La mettiamo un'altra parte. Che cosa? No, dico la manina. La manina, mi tenevo gli occhiali. Notizia positiva, ovviamente è un grande rimbalzo che segue a un periodo piuttosto buio legato alla pandemia, quindi nel 2020. Cosa che peraltro purtroppo non credo che sia terminato, ma... Ma diciamo che nel 2021 con le varie misure di riapertura, le vaccinazioni eccetera eccetera, a l'economia proposito sta riprendendo. Di terminato, salutiamo il professor De Donno, grandissimo. Che diciamo che condoglianze ha avuto la stessa sorte di Dan Rossi con la Montepaschi di Siena. No, condoglianze alla famiglia, ma è tutto naturale. Non lo so, vabbè, io lascerei alla magistratura fare il proprio corso. Vabbè, perché Rocca, adesso lo sappiamo, l'ha detto adesso fuori onda. Lasciamo alla magistratura fare il proprio corso. Lei l'ha detto fuori onda. E lasciamo ai serial killer fare il loro anche. E a tal proposito volevo chiedere a Valero com'è possibile che a Cinisello Balsamo c'è l'aria condizionata sparata a 5.000, c'è un rumore che sembra di essere in un Boeing, ma continuano ad andare. Invece qua c'è Vasco, si è sputo sulla telecamera. Cioè, perché non capisco. Siamo più rigorosi. C'è Rocca che sta portando, sta liquefando. Dicevamo i gioielli. Grande crescita, ok? E questo è buono anche perché nel mercato del gioiello l'Italia ha una sua importante rilevanza. Siamo degli esportatori di gioielli. Quindi abbiamo Veneto, zona dell'Aretino. Ciao Michele Ale, come... sono loro, no? Ma neanche. Come poli di importante produzione. Come mai stia crescendo tanto la domanda? Allora, una risposta, vabbè, l'abbiamo già data, cioè in parte è un rimbalzo rispetto al calo dell'anno precedente. Perché nel 2020 col Covid è sceso tanto. È sceso tanto. Sì, sceso. In più, devo dire, le imprese, Gesù non sta mai detto. No, allora, certo che Gesù abbinato all'uomo tigre proprio. Fondamentalmente tutte e due fanno grandi cose. Allora, senta. La visione sincretica, diciamo, della manifestazione dello spirito. Ma torniamo alla martoriato anche, non martoriamo. Ma siamo noi martoriati. Certo. Da ragionieri. Perché sale così? Allora, intanto, devo dire, a quanto sembra, le imprese e gli artigiani legati alla gioielleria hanno saputo reagire. Vabbè, ma cos'è sta roba? Ognuno fa quello che vuole. Perché no, parlava del Veneto. Ah, ecco, adesso voleva far ammirare, voleva che Cevasco indulgesse. Qualcosa no. Riguardo. L'ho fermato in tempo, No, allora, dai, fatemi finire. Stiamo 30 secondi. Rocca, che è, diciamo, gli artigiani e le imprese dell'oro, della gioielleria, hanno saputo, devo dire, lavorare bene a livello di rilancio in termini di marketing, in termini pubblicitari. Tant'è vero che i principali input vengono dalla Cina. Dalla Russia, da questo genere di mercati su cui queste imprese hanno lavorato in modo intenso per pubblicizzarsi. Tutto questo soprattutto lo troviamo, la Cina, ricordiamo, sul sito di Business 24 da cui noi attingiamo avidamente noi, tranne che lei, le nostre informazioni. Quindi, anche in Russia, anche in Russia, anche in Brasile, perché se io posso cambiare e voi potete cambiare, tutto il mondo può cambiare. Era così, era più o meno. Ma l'ha fatto ora il vaccino? Va, deve ancora fare? Sì, no, proletari di tutto il mondo. Sono la quarta dose adesso. Quindi è un po' diciamo il trend dell'oro, diciamo, ben i rifugi, il discorso lì. Allora, diciamo che in parte ci può anche essere un'influenza. Metta mani in consulta. Ci può anche essere un'influenza legata all'oro. Sì.
ok? Però ricordiamo che il gioiello comunque è un bene abbastanza distinto dall'oro, sia fisico che in termini invece di fondi. Distinto saluti. Che investono nell'oro, perché... cosa sta succedendo? Niente, ma secondo lei è normale che lei mentre parla di step, scusi, no, queste cose qua inquadrino lei il faccione e non le cosce dalla salfina, lo abbiamo detto fino a ora. No, ok. Allora, ecco. Cioè, tu nel carpare quello avete dato il piede sinistro, scusi, no, Salfieri. Pure, anche il piede. A parte che è il destro. No, infatti è il sinistro. No, perché se faccio la cavallata con la telecamera. Ho capito. Sharon Stone de Noartri. L'oro, diciamo. L'oro influenza in parte anche quello. Cioè, sono beni rifugio, gioielli. Possono essere beni rifugio. Possono essere beni rifugio, anche se ricordiamo che sono di nuovo in parte distinti dall'aspetto oro, perché intanto il gioiello è solo oro, fisico, oro. Mentre l'oro oro può essere sia fisico che, diciamo, una proiezione, diciamo. Sì, finanziaria. Tra l'altro, lei non so se ha colto la correlazione tra la canzone di Mango Oro, quanto oro ti darei, sapete che oro era? Che oro era? Oro bianco. Oro bianco. Ah, perché? Ho capito. Capite che... No, è che io non sono un fan di mango, cioè sono un fan del mango inteso come frutto esotico. Ma lo sapete questo che poverino è mancato al paese mio a Policoro? Cosa? Che mango, mentre suonava il concerto, è mancato sul palco a Policoro. A Policoro. Però è ancora lì. Porta sfiga Policoro. Mango è proprio mancato. Quindi Policoro porta sfiga? No, in teoria non l'ha mai portato sfiga. Forse mango, sì. Noto, caro avvocato, settimana scorsa abbiamo parlato, se si ricorda, delle aste. Certamente. No, quindi di due settimane fa, sì, perché poi c'è stata la replica. Di aste, beni messi in vendita, eccetera, eccetera. Quindi beni fisici. Adesso parliamo di gioielli. Non è che in tutto questo finanza, non fidanza, tornano in voga, diciamo, le care vecchie cose fisiche, diciamo, le cose materiali? In parte sì. Sicuramente sì, va tuttavia rilevato che questo acquisto di beni fisici avviene in realtà sempre di più tramite strumenti informatici, elettronici. Sì, diciamo, è un ritorno, devo dire, a un interesse per il bene baratto, materiale, però che viene acquistato con meno interazioni umane. È un baratto digitalizzato. Che noia sta puntata. Il baratto, soldi contro bene. Ma non le dico, ragioniere, che telefonata abbiamo stasera. Sì, non le dico, lasciamo perdere. Guarda. Però lasciamo perdere. Veniamo un po' alla Stalfieri, per esempio. Stalfieri, no, però una cosa voglio, per chiusare, poi c'è l'interrogazione. Giustamente, ma chiusiamo lei. Però chiusiamo anche perché insomma tempo stringe, non è che qua siamo arrivati un'ora in ritardo. Zetomme cerchioni. No, la cosa importante è questa. Detto questo. Ciò che lei ha detto, cioè molto poco, tra l'altro, no, o anche niente. Quanto basta? Vogliamo spingere e invogliare i nostri telespettatori a prendere tutti i loro denari. Sì. Nei confronti dei gioielli e andare invogliare la gente. A proposito, potete mandare un SMS al 48402. No, allora, sicuramente dona anche te un gioiello a Vallero e alla Multimedia Broadcasting. C'è l'interrogazione, sì. Sì, mi dica. No, attenzione, i gioielli. Allora, sicuramente il gioiello ha un suo valore intrinseco. Cosa si spulcia la faccia in questo momento? Cos'è? Aspetta! Stavo aggiustando l'occhiaia. Adesso quali occhiaia? Non ho capito, se per favore puoi evitare. Grazie. Che Cevasco indulga sull'occhiaia. Sì, se stava ad avvicinare l'ho visto. Ovviamente il gioiello ha un suo valore intrinseco, esattamente come l'oro. Ecco, per fare degli investimenti in gioielli, magari guardare effettivamente anche qual è il prezzo dell'oro. Quindi se l'oro è tanto tanto alto, può darsi che poi magari abbia una flessione per un periodo, benché l'oro resti sempre un bene interessante. Anche se c'è da dire che bisogna sempre guardare anche, per esempio, i titoli americani obbligazionari, perché nel momento in cui i titoli obbligazionari americani di Stato, stiamo parlando dei bond americani, sono saliti come rendimento, l'oro è diventato un po' meno appetibile, poi è sceso. Quindi guardate anche sempre l'oro in tandem. Sì, veniamo all'interrogazione. Allora, lei dice alla gente... La del culo, anche la Stalfieri, la via del culo, scusi. Cosa? Non ho capito questa... C'è la domanda, ma non c'è la scuola, mica sulla scaletta. Libero.
vero levante selvaggio. Che cosa? Che c'è la domanda ma non c'è la risposta. C'è la domanda ma non c'è la risposta, ma io la... Ma la so io. Sicuramente. Me la dica. Adesso, sì, adesso... Questa la so, però... Come me la dice? La so... Rispettate la scaletta sì, che ho studiato. Io volevo fare una domanda prima dell'interrogazione. Jessy, tu acquisti... Ma è una domanda, non è di niente. Ma non mi fregare, no? Ma no, compri tanti gioielli o sì? Te ne regalano tanti? A com'è, me... Com'è dipende. A me non regalano... Cazzo. No, oh. Non regalano mai tante no, cose. A lei regalano? Però... Non ho capito. No, non mi regalano. Ah, non mi regalo. A me mi regalano. No, a me no. Me le acquisto da sole. Le acquista da solitamente sole. Solitamente quante il... personalità hai che le acquisti da sole? No, come la città. I gioielli, eccetera. Però devo dire che nel periodo estivo sono più... Sì. Insomma, sono più quello. No. Nel no, acquistare dei gioielli perché quando sei in spiaggia e passano... No, perché hai capito male gli altri. Ero più proprio del periodo. Non dovete farmi finire, però. No, perché dai, sono più quello del periodo sì, no. Allora, guarda. Sono più propensa ad acquistare gioielli, questo perché ci sono i ragazzi che passano nella spiaggia. E vendono questi gioielli. Allora, quanto volate 6 euro? Tiffany, quelle cose là. Ah, proprio molto. Tutto. Non ho capito, lei sta dicendo che commette dei reati. No, ma Tiffany scritto non con ho la capito. Tiffany scritto con la I e non con la Y. Ha dei falsi grossolani che giustamente non è reato. Non è assolutamente reato, come Louis Vuitton al contrario. No, pago con fattura, paga con fattura. Scusi, Rocca, guarda che il motto è: sono l'amica dei finanzieri, io mi chiamo Jessica Stalfieri. Ha trovato una rima, falla con Jessica. Quindi si fa, si regala gioielli da sola. Sì, dice, perché a me cos'altro si fa da sola, cara? No, no. Io da sola mi cucino, sì, certo. Mi lavo casa, certo, brava, mi lavo i vestiti. Che brava ragazza. E faccio tutte le cose necessarie e mi guadagno da vivere, cosa che ad oggi sembra un po' stranella. Quanti giocattoli ha lei, scusi? No, no, ah, no. Non gioco più. Ho smesso di farlo, più. Adesso è vabbè, tempo intanto di però ha imparato un nuovo vocabolo che è propenso, che è una cosa propensa, che mi piace. Comunque, arriviamo alla domanda seria. Salfieri, che anche alla domanda piacere è andata malina. Sì. Allora, sì. Qual... ma molto male. Allora, sì. Si stava già autodenunciando. Allora, qual è la pietra basta. Più... Basta! Sì, attenzione che ce l'ho, attenzione, rullo. Qual è? Siete tre imbecilli. Dai, su. Qual è? Qual, senza apostrofo, è la pietra più preziosa al mondo, punto interrogativo. Vai. Vorrei per favore la musica di Super sì. La pietra più preziosa e più rinomata nell'ambito della rinomata, è il diamante rosso. Brava, Salfieri. È andata su Google, ragazzi. Ha cercato su Google. Il diamante rosso è la pietra. Brava, brava. Però, ragazzi, effetto sorpresa, ci sono anche, c'è anche una pietra che si chiama Alessandrina, tipo. Lo giuro che c'è. Ed è una pietra cangiante, infatti, quando l'ho vista, mi sono venuti dei ricordi un po' passati. E questa pietra cangiante, appunto, Alessandrina, risulta essere molto preziosa. Le pietre vanno bene sul resto di film. Lei mi sta dicendo che quindi dopo 837 puntate del basso, ha capito che leggersi la scaletta il giorno prima potrebbe farle fare no, bella figura. No, semplicemente brava. Io perché oggi a volte la scaletta non arriva il giorno prima. Ridica un attimo no, Salfieri? Ridica un attimo no? Non lo ridico. No, è stata una defiance. Peccato, avrei potuto vincere un mega yacht. Non mi interessa. Comunque, dello yacht, ma la risposta è corretta. Allora, sì, è corretta. Senti, però il notaio ancora non ha affermato. C'è il notaio qua che dovrebbe dare la conferma. La domanda ha confermato. Dai, ha confermato. L'ho visto veramente convinto. la risposta proprio. Poteva essere in realtà ambivalente, cioè qual è la più preziosa del mondo in senso quale tipo oppure anche proprio quale gemma, quale, perché quale. La più preziosa del mondo attualmente sembra essere una gemma costituita da un diamante rosa. Rosa. Niente, quindi ha sbagliato a questo giro. Ma no, in realtà no, adesso, allora. No. Sicuramente il diamante rosso, quello rosa, quelli colorati sono in assoluto. Adesso non è che può ritrattare, Poi c'è quando uno è bravo. È colpa della serenità anche nel suo caso che sta ritrattando, prima rosso, poi rosa. Non guarda Rocca. Non ha capito, oggi non capisce, ragazzi.
ha ragione l'avvocato, dipende, dico, diciamo un po' da come si pone l'avvocato la domanda. L'avvocato Giorgia Serita, però è corretto. Rocca, sì, ha cambiato anche Giorgia, esatto, ma per sesso, cortesia. La pesante senilità di Cacciari, ragazzi, che fino a un attimo fa aveva sempre lasciamo ragione, stare, adesso è invece. Lasciamo stare il professor Cacciari. Siccome si invola verso il finale questa trasmissione drammaticamente. Già, ma c'è volevo chiedere la questo, scusi. C'è tutto, ma prego. Chiudiamo definitivamente oppure purtroppo ci rivediamo a settembre? Si ritorna. Ma ritorna a settembre. A volte ritorna. Vabbè, ma però... aspetta, no, un attimo, non cambiate canale ancora perché ma c'è ancora ragazzi, poi... ma chi? Cioè... a chi lo dice alla Petronia di cambiare canale? Oddio! Senta! Non è ancora iniziato il posto al sole. Era un po' che non lo vediamo la Petronia. Voltiamo, voltiamo decisamente pagina. Ma svoltiamo. Svoltiamo e vediamo la BC. Pronta Safieri? Sì, pensavo per la prossima stagione di poter fare delle sigle per lei. Perché ovviamente, ovviamente pagata, no, anche profumatamente. Perché quando lei dice ABC sarebbe bello fare proprio ABC cantato. Sì, sì. Lei ha sentito come ha riso spontaneamente delle piccole spot. Questo per farle capire quanto lei sia presa in considerazione in questa trasmissione. Sì, va bene. Sta facendo aeroplani di carta, Rocca. Sì, certo. Vabbè, vabbè, vabbè. La BC. La BC, la BC. Allora, Germania, no, cambiamo pagina. Sì, appunto, perché appunto in Germania sì, peggiora a luglio. Un mondo migliore, un mondo di Germania. L'indice IFO. IFO. Che è? Di che cosa si tratta? Forse l'avevamo già anche detto, però. No, vabbè. Non l'avevamo detto questo. Allora, questo indice. Una roba livornese, IFO. Esattamente, sì. Ah, sono delle... Mi dica. Non lo so che cosa vuoi. L'ascolto. Un cacciucchino particolare. Jessica, aria intelligente. Sì, la smettiamo per che favore, cosa? Andiamo a parlare di sto AIFO, grazie. Dai! Allora, è un indice, ok, sì, la cui rilevazione sì, si svolge tramite cosa? Una sorta di sondaggio. Ah, sondaggio. Che viene tipo rivolto a 7.000. Un televoto praticamente. 7.000, telegatto, 7.000. Televoto, così. 7.000. 7.000 imprese tedesche, ok? Dai, su Rocca. Che vengono, no, a cui viene richiesto sì, tutta una serie di domande, ok? Ah, e vabbè, sulla ma base, tipo quella pagliacciata che mi manda in infocamera ogni 3 mesi che devo rispondere alla sulla PEC, perché sennò mi denunciano, bravo, video. Sulla base di quello che loro rispondono. Quindi ce l'abbiamo anche in Italia. Eh sì? Sì, aspetta, ma ogni paese un po' ha una analisi di questo sì, genere. Sì, ma in Italia mi minacciano, lo sa. Cioè se io non rispondo, non sto scherzando. Sai, ognuno c'ha i metodi. Mi dicono proprio che se non rispondo c'è il penale. Però se parlate tutti qua sto ABC io non allora risponda, ragioniere, che le devo dire? Non riesco. Che cosa succede? È sto sondaggio, le domande su cosa sondaggio vertono? Su sostanzialmente quello che è la sì, sensazione sì, di come sta andando il mercato alle sì, imprese in questo momento e come lo vedono per il futuro. La sensazione okay, proprio, che... Sì, è il sentiment. Il sentiment. Quindi, quando poi hanno rilevato sì, tutto questo, questi dati, sì, ma dall'altra okay, parte il cuore ricavano è... l'indice e a seconda, se il risultato è superiore a quella che sarebbe l'aspettativa, sì, cioè le risposte sono più positive di quanto non si aspettasse, sì, ma la o più negative. Non è la fare okay, per i muti, sordomuti, scusate. Con tutto il rispetto. No, certo, Stalfieri ovvio, veramente indefinibile, davvero. Non è vero, propensa e cioè, indefinibile. Pazienza, cioè, stavo cercando di esprimere questi concetti anche alla gente. Cosa succede? Se la risposta e il riscontro è più positivo di quanto non ci si aspetta, sì, allora si crede, si ritiene sì, che l'economia della zona euro sì, andrà meglio, visto che la Germania è il paese traino, ok, traino, della zona euro. O il paese treno anche, aggiungerei. No. Vabbè, non lo so, no, comunque. Dipende dal binario, diciamo. Ah, vedi che... No, a te no, no, Tanto Papari oggi ha visto il tema anche. E quindi si ritiene, tra l'altro, sì, che l'euro potenzialmente possa prendere valore. Se invece la risposta è negativa, sì, si ritiene che l'economia della zona euro vada un po' in depressione, una cosa, tra virgolette. Una cosa okay, noiosa. Ma non parliamo di depressione, diciamo, che no? Una cosa un po', ragazzi, funziona così, non so cosa fare. Stalfieri, detto questo, tra l'altro, l'ABC non è che ce lo inventiamo senza un aggancio con la realtà. Bravo, perché? Bravo. Perché le imprese tedesche, a sto ultimo giro sì, nel 2021, sì, hanno sì, risposto in modo un po' negativo. Ah, e questo ha preoccupato tutti proprio... e infatti anche le borse ne avevano risentito.
Ma la smettiamo! Scalfieri che rispolvera dei vecchi temi degli anni Ottanta, perché ce l'aveva Jerry Calà, un telefono così a forma di tappo. Tra l'altro è la prima volta in 3 anni che la conosco che ha lo smalto come si deve alle unghie dei piedi. Si sta smangiucchiato. Si sta grattando i piedi. Sì, che schifo. C'è un olezzo clamoroso, tra l'altro. Scene poco edificanti qua al bastardo. Ma molto poco. Ancora qua. Questa cosa, basta! In questa spiegazione, Scalfieri, avrà dedotto IFO. Cosa vuoi che ha dedotto? Per cosa stia IFO? Che schifo, però, ragazzi. Cosa che te l'aiuta a casa, forse? Ma perché non è pratica di tedesco? Ma come ha IFO sta per international. Sì? Ma cosa? International. Sì? Fondo. Beh, ma perché? Fondo. Certo. E O per cosa? Organization. Ah, beh, certo. International Fondo. Organization. Chiediamo al notaio se può essere passata la risposta. Corretto. Ma mi dicono di no. Su 3, quante ne ho prese? Zero. No. Che invece avvocato ha palesato tutta la sua deficienza. Allora, in ma tedesco bene, è tipo information und for schung o qualcosa del genere. Sì, bene, non è che lei sta a fare una bella figura e sta spiascica due parole. Certo, in italiano che parla per un quarto d'ora. In italiano è l'indice sulla fiducia nel mercato. Vabbè, insomma, dai, non lo sa manco lei. Diciamo che dovrei andare all'ospedale. Sì. Ah, giusto, perché oggi ho da pungermi. C'è da prenotare a Pulmi. C'è da prenotare a Pulmi per andare a fare il vaccino. Ma sto a fare la coda, così almeno. Ah, beh, sì. Ma cos'è sta? Senta, essendo, a cosa si sta preparando? Se volete fare una... Rocca! Ma che cosa è abituato? La vera guerriera. Alla telefonata. E la risposta era alla telefonata. No, alla telefonata. Sta coda. No. Lo so, ragioniere, però devo sviare. È un po' banale. Un po' banale. Vabbè, dicevamo? Però i grandi classici. No, comunque dicevamo, in questa trasmissione Scalfieri, lei mi conferma che non trattiamo uno, non trattiamo due, ma trattiamo almeno 3 argomenti. Pensi un po', sì. Assolutamente. Il terzo argomento, cosa fa Valero dalla domenica 40 minuti. Il terzo argomento, dopo i gioielli, dopo l'IFO in Germania, il terzo argomento è Campari. Lei che insomma serve anche dei drink, certo. Stappa anche dei delle bottiglie. Sono veramente perversi, mamma mia, ragazzi, che astinenti. Ma è quanto la Scalfieri? Sì. Ma sei una bravissima ragazza. Più 22% rispetto alle pre-Covid. La donna dalle moltiplici virginità. State bene a sentire, perché a proposito di questa tematica, Campari, eccetera, eccetera, abbiamo in collegamento telefonico un sommelier di professione, purtroppo alcolizzato per diretto, che ti spiega perché questo aumento è soprattutto merito suo. Sì. Martino Negroni. Ma ancora questa pagliaccia? Mi spiace, ma allora sentiamo se in linea Martino Negroni, vediamo un po', sentiamo se arriva. A me piace il sommelier solitamente. Sì? Valero, rimaniamo in contatto, stai bellissimo. O zio Reginaldo, praticamente. Sì. Buonasera, Martino Negroni, in linea sommelier di fama internazionale. Se gentilmente avete bisogno di un palloncino tutta la casa con la macchina. Dobbiamo farle il palloncino noi? Prenda Pulmi, dottore, si fidi. Beh, insomma, ha saputo appunto di questo boom del Campari, clamoroso 22%, quindi naturalmente consigliamo ai nostri telespettatori di andare Ma basta! E col Campari, e anche a livello proprio di cose. Bevete responsabilmente, cifra non guidate quando bevete. Non guidate, mi raccomando, ragazzi, prudenza. Così che sta parlando intorno a lei, c'era una ragazza che stava parlando prima. È la Scalfieri, quella. No, quello con gli occhiali. No, ragazza, è un uomo, però. C'è la barba, tra l'altro. Ho capito. Non so se si nota lì. La sento in forma comunque. Vengo dall'After Hour, abbiamo fatto un record di Campari, abbiamo 4 solo giorni che abbiamo... Solo a scopo, diciamo, di assaggio, ovviamente. Pubblicitario. Tra parentesi, è una pessima pubblicità per la Campari. Abbiamo fatto una colazione famosissima, colazione Taralluccio e Campari. La conoscete? No, scusate. La Scalfieri si sta abbassando. Conferma che questo aumento è dovuto soprattutto a lei, ma perché? Ecco, è dovuto a lei. Indugiate sulla Scalfieri. L'aumento è ovviamente dovuto al fatto che fa bisogno di Campari, che ha fatto tutto il mondo.
ho bevuto tanti quei Campari da, sì, da quando c'è stato il Covid. Sapevo che cazzo fare la vita mia. Ho sì, bevuto tutti i Campari del mondo. Spritz, cosa? È come si dice per la PlayStation 5, ce ne sta più, ce ne sta. Quando fa bisogno, boom, è il 22,3% è tutto mio praticamente. Ha bevuto quelle sfruttate che mi hai Campari. Ha tracannato, diciamo. Oh, anche con l'imbuto andava avanti, me ne facevo tutti i modi, pure con l'uovo sbattuto, il Campari mettevo dentro. Però molto raffinato. Il Campari è molto raffinato. Con le rane anche. Con le rane, poi anche con... Fegato piccione. Sì, col piccione a fondo di cacao, tutti i video Campari, su Campari, su Campari, su Campari. Ma la condizione del suo fegato, mi perdoni? Infatti c'è un detto da casa mia, no? Dice, infatti gli affari tuoi che Campari per cent'anni. Mamma mia. Si finirà Campari. Così abbiamo detto anche la io sarò anche ubriaco, ma quella che è vestita è color merda, là com'è? No, questo è un colore marrone, carne. Si è abbassata che volete, che sei diventata vecchia d'improvviso, io capisco. No, ma niente, beh. Sì, scusate, vedo, che c'ho un attimo di singhiozzo. Non è buono. Secondo me dovremmo rifare un'altra. No, non possiamo. Chiudiamo con questo. Una nota, diciamo, un po' di colore. Ecco, Campari o Aperol? Cos'è meglio, diciamo, per fare un buon spritz? Ma secondo me, se potete bere tutte e due insieme, è la stessa cosa. Infatti, noi lo chiamiamo spritz Campari Aperol. Se volete farci anche una spruzzata tra WC. Se vi sta a sentire, Vallero, io sono molto attratto dal neo che c'ha sulla testa. Rimaniamo in contatto, lei è un bel uomo. No, mi raccomando, non bevete i detersivi. Mi raccomando, bevete acqua responsabilmente. Sì, e il Pfizer invece si può mettere un po' nel... L'ho fatto direttamente in dovena. Ah, proprio. Ed è consigliato quando andate a fare il vaccino bervi quei 4-5 campariti giusto, prima di andare a fare il vaccino che... Andatevi da sale. Almeno se avete la reazione avversa. Almeno c'è un motivo. Diamo una colpa a qualcuno nel caso che stia reazione avversa. Va bene, io saluto, grazie. Arrivederci. La cirrosi epatica sconfiggerà il cancro. Beh, arrivederci. No. Io sono più per il Campari comunque. Martino Negroni, abbiamo avuto in nostra compagnia, grandissimo. Che persona edificante, sì, sì. A livello altissimo. Perché la Stalfieri si è abbassata di mezzo metro, scusate? Perché sostanzialmente ho sbagliato. Ha sbagliato, facendo la coda. Ha sbagliato. Ho preso altezza. Allora, lei Stalfieri deve sapere una cosa. In questa azienda... Ho abbassato la sedia. Certo, ma in questa azienda c'è una regola, soprattutto che è di già il venerdì, ma comunque tutta la settimana. Oggi quando qualcuno sbaglia... Paga. Poi il ragioniere deve fare un qualche cosa. Vedremo cosa si può fare. Non so che oscure tradizioni ci siano in questa società. Il porco di... Senta, si può, è imbarazzante, Stalfieri, si alzi e alzi lo cappello, per favore. No, perché se alzo esco fuori. Va bene, ma fa lo stesso. Ma no, vabbè. Non posso uscire. Va bene, anche da bassa. Va benissimo. Bisogna chiudere, c'è l'aforisma. Ancora? Lo facciamo leggere alla Stalfieri l'aforisma? No, non si può. Non si può. In questo caso perché ci tengo particolarmente, essendo che questo aforisma arriva dalla grandissima Marta Marzotto. Benvenuta a Tappeto Volante. Che non è quello che salutiamo, tra l'altro. La Marzotto, la salutiamo, no? La Marzotto. Io non so, salutiamo tu Marzotto. Ma la Marzotto non stava con Rispoli. Ma peccato sta sottoterra, però vabbè, questo è mancata la Marzotto. Ma credo, non so, mi sembra. Tra l'altro, prima di spoilerare l'aforisma, volevo dire solamente una cosa. Sì? Sentiamo. A proposito di cosa? Che non è detto che servano le dita per gli anelli, eh. Comunque andiamo avanti. No. E auguri. Allora, ma nel senso gli anelli al naso. Sì, vabbè, Rocca, lo lasci stare. No, ho capito. Che è un po' d'ansia da prelacci. Sì, 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 magari la Stalfieri si depilasse. A proposito, Stalfieri di gioielli, ascolti bene perché la Marzotto, insomma, è una sua maestra di vita. Dio. Amici, peccato che la regia non ha beccato lo sguardo della Stalfieri, la maestra di vita, maestra di vita. Da cernia della Stalfieri. Devo dire che di profilo la Stalfieri fa un certo effetto, Sì. Lo dice lei stessa, tra l'altro. Dio è ingiusto. Questo è chiaro. Così tanti anelli e solo 10 dita. Sì, ma non era per quello che era ingiusto il signore, scusate. Tra l'altro la Stalfieri ne usa anche più di 10. Arrivederci! Ma no! Chiusura clamorosa! Veramente ci chiudono sicuro dopo questa.